Ben ritrovati a Edicola Friuli. Questa settimana il settimanale Il Friuli affronta un tema delicato e che fa discutere. Rifugiopoli, questo è il titolo scelto. Perché i richiedenti asilo a noi costano più del doppio rispetto all'Austria? Perché molti di questi arrivano dalla Germania dove sono già stati espulsi? Insomma, c'è qualcosa che non torna e Alessandro Di Giusto ci guida all'interno di questa emergenza che poi anche ha delle ripercussioni burocratiche non indifferenti. E poi focus su Lignano, che si prepara alla nuova stagione appena conclusa quella estiva e già si pensa insomma al prossimo anno e ai preparativi. Pordenone invece stangata su i tossici e sullo contro lo spaccio nei parchi cittadini. E poi focus su Mortegliano, dove oggi andremo a sentire gli umori e i pareri e andremo appunto a conoscere un nuovo edicolante e una nuova edicola. All'interno del numero in edicola questa settimana però c'è anche un importante inserto, Family Salute, che poiché ottobre è il mese rosa della prevenzione, dedica proprio a questa tematica molto sentita ovviamente per il mondo femminile e con tutti i consigli, i numeri e soprattutto ribadendo l'importanza del fare prevenzione. E poi doppia pagina dedicata alla Catalogna, ecco perché il Friuli non è come la regione della Spagna che sta chiedendo l'indipendenza, ce lo spiega William Cisilino. Adesso però mettiamoci in marcia e andiamo a Mortegliano per le nostre interviste. Eccoci qui con il signor Giovanni Geron, che gestisce l'edicola e il bar qui a Mortegliano, e la mamma, la signora Ida, conosciuta come Acquatrice, che negli anni 60, dagli anni 60 fino al 96, ha gestito l'edicola e il bar. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha lavorato per tanti anni e ha visto Mortegliano cambiare. Guarda, quando è nato Giovanni ha fatto un anno nell'indomani che è morto suo padre, perciò pensa tu, avevo 34 anni e dopo sono sempre stata qui. Ha sempre lavorato? Ha lavorato, sempre. E qui non lavorava, te che botte. Bene, e una passione che lei però ha trasmesso anche a suo figlio, che dal 96 è alla guida dell'attività. Di questa attività, sì, rilevata appunto dal nonno ancora prima della mamma e poi noi assieme anche prima agli altri fratelli e poi sono arrivato io, dopo spereremo che insomma ci sia il nipote che vada avanti. Sono già le nuove generazioni. Sì, c'è la possibilità, insomma, un lavoro difficile, ormai come le dicevo prima, è quasi una scelta di vita perché effettivamente bisogna alzarsi presto e tutta la giornata è lunga e non solo, deve essere abbinata anche ad altre attività perché solo l'edicola difficilmente dà la possibilità di vivere, insomma, ecco. Dicevamo prima infatti che in molti paesi la formula vincente è proprio quella dell'edicola col bar e anche voi avete questa formula. Esatto, poi anche c'è la possibilità che almeno l'edicola più forte di adesso, ma adesso se non fosse un bar vicino è differente, sì. E la scelta ormai di dare tanti servizi, ormai no, c'è la possibilità appunto che uno all'interno di un edicolo, di un tabacchino abbia la possibilità di trovare sia il pagamento delle bollette, di molti servizi che vengono offerti sempre di più anche da parte di altre società, perché insomma ecco, sì, l'edicola ha perso qualcosina, no? La gente ormai si riporta, anche molti giovani in modo particolare, su internet, su queste cose qua, però il fascino è avere la soddisfazione del libro, ecco, della rivista patinata, che da sfogliare per molti rimane ancora un'emozione, ecco, la lettura proprio è una bella cosa. E poi secondo me, o almeno questo è il sentore da quando conduco Edicola Friuli, è uno dei fattori importanti è sicuramente anche il fattore umano, l'edicolante, perché l'edicolante è comunque poi un amico, un confidente, una persona con cui anche commentare i fatti del giorno. Quello senz'altro, e poi anche appunto in modo particolare la gente viene, trova un punto d'incontro, ha la possibilità di scambiare qualche chiacchiera su quelle che sono i fatti del giorno o comunque i problemi del paese, ha il piacere d'incontro, poi sempre buongiorno, buonasera, è comunque una bella, è un punto di ritrovo che secondo me dovrebbe essere valorizzato questo.
Insomma, internet è sicuramente un concorrente sleale, o comunque temibile, non dico sleale, temibile sotto molti punti di vista, però il fattore umano e comunque il rapporto umano, insomma, specie in un paese, rimane un punto di forza. È fondamentale, sì, ecco. Senta, com'è cambiata anche Mortegliano? Ma Mortegliano, diciamo, negli anni, molti anni fa, forse era più attiva economicamente, magari più attrattiva anche in modo particolare verso il commercio. Logicamente ne subiamo le conseguenze come tutti di questi grossi centri commerciali, è chiaro che portano ad abbandonare il paese, purtroppo lasciare anche attività che sono anche secolari, nonostante diciamo che Mortegliano abbia ancora una sua bella attività, la gente è felice, vedo che anche vengono spesso a vivere comunque persone estranee diciamo al paese, perciò è un luogo interessante, dai, ecco. Come comunità è una comunità che sente forte il legame alle radici, al paese, alla propria storia? Sì, la comunità mortegliana, siamo un po' anche, ci teniamo, ci dicono bune blave, per questa è una cosa, siamo famosi un po' per queste cose qui. Cioè, non solo per il campanile, che è uno, mi dica... È il più alto d'Italia, sì, con 113 metri e 20 centimetri, che adesso sembra sia cresciuto di 3 centimetri. È possibile tutto ciò? Senta, ne approfitto e faccio anche una domanda legata all'inchiesta di questa settimana. Si parla, abbiamo messo un titolo un po' così provocatorio, Rifugiopoli, però sappiamo che in realtà il problema dell'accoglienza degli immigrati è particolarmente sentito, notizia di questi giorni, che ad alcuni sindaci che hanno dato l'ok ai piani di accoglienza sono state recapitate delle lettere con degli escrementi, quindi insomma forse c'è del malcontento, anche perché è una situazione emergenziale, naturalmente come tutte difficile da risolvere, di là di quale sia il pensiero di ognuno. È chiaro, sì, ho letto oggi appunto anche un sindaco vicino al nostro paese di Pozzuolo, ma io forse sono d'accordo anche su, come dice il giornale, che questi qui sono manifestazioni di qualche persona che non ha niente a che vedere, però effettivamente c'è una da parte della gente un malcontento, perché è già ormai, non dico da decenni, a parte che adesso con il nuovo decreto sembra si sia un po' fermata, diciamo, questa, però che non si trova una soluzione. Allora sembra c'è una volontà nel non trovare veramente una situazione che possa essere il più corretta possibile. Perché ci sono i mezzi, ci sono le possibilità, queste persone fuggono da delle realtà, poi logicamente in mezzo a loro ci sono tanti che possono approfittare, ma i tempi necessari per trovare delle soluzioni non possono essere 3-4 anni, insomma, anche io mi metto anche nei panni di questa povera gente, dove vengono lasciati lì senza nessuna trovare nessun interesse nel lavoro, sono giovani, è difficile, ecco. Comunque ritengo che dovrebbe esserci la volontà politica di trovare una soluzione, ecco. Invece viene rimpallata da una parte all'altra senza trovare veramente il bando della matassa. Daniel Geron aiuta nella gestione del tabacchino edicola e bar. Che cosa significa per un giovane, insomma, prendere un'attività così e investirci? Ma è un impegno sicuramente molto grande, e che porta via molte ore, già dall'impegno della mattina e fino comunque alla sera tardi. E quindi è un impegno, insomma. Da quanti anni lavori qua? Ma ho iniziato nel... io sono sempre stato qua perché è un lavoro di famiglia, però effettivo dal 2002. Mortegliano, lei è da qualche decennio abita qui, come si trova? Quali sono le criticità, se ci sono, gli aspetti insomma positivi o negativi del vivere in paese? Ma vivere in paese bene, sempre tranquillo, non c'è nessun problema, mi trovo bene, non posso dire niente di male, ecco. Siete una comunità, mi diceva anche il signor Giovanni, bella, determinata e orgogliosa di essere. No, certo, sì, sì. C'è abbastanza partecipazione in tutte le manifestazioni anche, sì, va bene. Va bene, sì, una bella cittadina. Una bellissima cittadina, sì, si sta bene. Un paese tranquillo, si sta bene, abbiamo tutto, se non ci sono problemi. Neanche con la gente foresta, con sé,
Ecco, visto che lei... militari, qualsiasi. Ecco, visto che lei me li cita, questa settimana il Friuli dedica un focus proprio ai rifugiati. Sa che al di là di come uno pensi, veda la cosa, è comunque un'emergenza di difficile gestione. Cosa ne pensa? Si riuscirà a trovare un accordo in qualche maniera? L'accoglienza, non accoglienza? Sì, basta che non arrivino tanti, se è abbastanza gestibile si risolve tutto. Allora, non ho niente contro di loro, perché comunque capisco che devono scappare tutto quanto, però dall'altra parte c'è gente che, italiana insomma, diciamoci chiaro, che non... che non lavora, ha difficoltà ad arrivare a fine mese e vengono questi, magari vengono aiutati, hanno tutto senza, tra virgolette, fare niente, insomma. Secondo me si fa tanto e forse male, mal gestito secondo me. Cioè sono delle risorse che vengono... non vanno nel posto giusto e nei modi giusti, ecco. Cioè c'è tanto sperpero con poco risultato, dopo... Da lì poi entriamo nel merito, ecco, quindi mi fermo qua. Per me Mortegliano è bellissimo, si sta benissimo. Siete anche un paese di gente orgogliosa di essere di Mortegliano. Di Mortean. Non è che vive all'estero da tanti anni, immagino. 64. 64. Dove vive, lo dico? A Porcobbe, vicino alle cascate del Niagara. Lei è partita per motivi di lavoro, come... Per amore, per sposarmi. E quindi suo marito è americano, canadese? È dei Castillons, del paese qui vicino. Beh, è una bellissima storia. Cosa, com'è stato, ecco, trasferirsi così tanto lontano da casa e ricominciare una vita là? Con niente, perché mio marito è 2 anni che ha lavorato in Canada, ha mandato sempre i soldi a casa e il giorno che siamo sposati non avevamo neanche i piatti per mangiare. Grazie per essere stati con noi, grazie alla famiglia Geron. Grazie a voi per l'accoglienza e per la bella chiacchierata. Edicola Friuli torna puntuale come sempre venerdì prossimo da Codroipo. Ciao!